Dolomiti, un nome e un'identità ben precisa. Almeno così sembrerebbe. Ma dove sono esattamente le Dolomiti e quante sono? Il nome Dolomiti indica la regione montuosa compresa tra la Val di Sarco e la Valle del Piave. Sono solitamente suddivise in occidentali e orientali e il confine è dato dall'asse Val Badia-Valle del Cordevole. Più precisamente abbiamo la Val Pusteria a nord, Comelico e il Piave ad est e a sud, il torrente Cordevole e la Val Badia ad ovest. Le Dolomiti orientali, meglio conosciute come Dolomiti Bellunesi, rappresentano il 70% del territorio dolomitico. A loro volta, le Dolomiti Bellunesi si dividono in diversi sottogruppi. Il nostro viaggio inizia nelle Dolomiti Agordine, dove svettano i gruppi della Marmolada e del Civetta. Qui, in una valle stretta e difficile, si nasconde un paese con un museo piccolo piccolo, ma che racchiude un'infinità di storie. Il Museo di Storia, Usi, Costumi e Tradizioni della Gente Ladina di Pieve di Livinallongo incomincia con il presentare il paese chiamato un tempo la Vicinia. Presenta innanzitutto l'architettura di prima della Prima Guerra Mondiale, che vede la casa di abitazione separata dal rustico stalla e mason. Essendo le parti molto in legno, c'era il problema del pericolo degli incendi e quindi la casa veniva costruita in un luogo separato dalla stalla e la mason. La chiamo mason perché non è solo deposito per il fieno, ma è anche il luogo dove viene trebbiato il grano e la mason ha anche due corridoi su due lati aperti verso l'esterno per seccare bene la legna, le granaglie in modo particolare e anche per seccare il pane. Nel fondovalle del Cordevole, il breve percorso da Caprile ad Alleghe corre tra la spettacolare vista della parete nord della Civetta e la sponda del lago di Alleghe, formatosi nel 1771 in seguito a una frana ancora visibile. La Prima Guerra Mondiale da noi ha distrutto tutto quanto. I paesi del comune sono stati distrutti, bruciati, incendiati al 95%. Pieve, il paese nel quale ci troviamo ora, dove ha sede il museo, è stato distrutto e bruciato al 99%. Nella ricostruzione il tipo di architettura è cambiato, si è passati al monoblocco casa, stalla e mason sotto uno stesso tetto, questo per risparmiare materiale, per tenere più calda la casa anche, ma poi per non dover fare il tragitto d'inverno dalla casa alla stalla in mezzo alla neve, al ghiaccio. La storia e il sangue versato su queste cime fanno sì che Pieve di Livinallongo, immersa nel bel mezzo delle Dolomiti, debba il nome, o almeno una sua parte, al Col di Lana, l'unica montagna non dolomitica della zona. La Vicinia era amministrativamente autonoma.
era guidata, gestita da un capo Vicinia che veniva eletto da tutti i rappresentanti dei fuochi che si trovavano una volta ogni 2 anni o 3 anni in assemblea. Il capo Vicinia aveva molti obblighi, molti doveri, doveva pensare a mettere a posto, a sistemare le strade, le staccionate, a sistemare gli acquedotti, insomma doveva fare in modo che la Vicinia fosse sempre a posto, che tutto funzionasse. E doveva preoccuparsi anche di assumere tutti i pastori, perché c'era il pastore delle mucche, delle pecore, delle capre, dei vitelli, dei manzi, eccetera. Aveva il suo bel da fare. La valle del Cordevole, perlomeno nella sua parte più settentrionale, è nota anche con il nome di Alto Agordino. Basta citare i principali paesi che si trovano in questa vallata per capire qualcosa di più. Alleghe, Livinallongo e Arabba sono rispettivamente la porta, il centro e l'uscita dell'Alto Agordino. Ma torniamo ai nostri ladini, gli antichi abitanti della vallata. Stretti dalla necessità, avevano imparato in fretta che nella lotta contro la natura aspra della montagna c'è solo un modo per sopravvivere: unirsi. La Vicinia gestiva in forma comunitaria alcune cose molto importanti che servivano per il bene di tutti, per esempio il mulino ad acqua per macinare i cereali. Pensiamo che nel nostro comune c'erano ben 35 mulini ad acqua. Sono funzionanti ancora 2 anche oggi. Il forno per la cottura del pane. E il pane da noi veniva cotto, e questa è una cosa abbastanza sorprendente, veniva cotto 1 o al massimo 2 volte all'anno, fatto seccare molto bene nella parte areata, in quel corridoio areato dell'Amazon, e poi conservato nella maglia e mangiato sempre secco. Il comprensorio sciistico dell'Alto Agordino fa parte del vastissimo Dolomiti Superski, ma nel suo insieme individua 2 aree distinte, anche se collegate fra loro. Araba, ai piedi del passo Pordoi, è legata al Sella e alla Marmolada, mentre Alleghe, nella bassa valle, insiste in parte sulla Marmolada.
comunitaria veniva poi gestito il travai per la ferratura delle mucche, perché anche le mucche dovevano essere ferrate come i cavalli, solo che per ferrare le mucche, siccome hanno due unghie, venivano usati due ferri invece che uno come il cavallo. E i travai si vedono ancora oggi in quasi tutti i paesi. Veniva poi usato in forma comunitaria il favè, un'impalcatura molto alta, 7-8 metri anche, sul quale si sistemavano i mannelli, i fasci di fava a seccare al sole, e ancora in forma comunitaria la segheria ad acqua, la veneziana, il tipo segheria veneziana. Un grande aiuto nella difficile lotta per la sopravvivenza venne dall'organizzazione e dalla fede, entrambe figlie di un'attenta politica dell'impero asburgico che fino alla Grande Guerra regnava sulla regione dolomitica. Al centro del paese chiaramente l'abbeveratoio per gli animali e al quale si recavano le donne per attingere l'acqua per tutti gli usi domestici. E nel posto centrale, chiaramente, la chiesa, perché noi fino alla Prima Guerra Mondiale eravamo sotto l'amministrazione austriaca e l'Austria ha dato una grandissima importanza alla religione e all'istruzione. Quindi chiesa e scuola sono state veramente al primo posto. Ufficiale dei Ladini è il 15 avanti Cristo, quando fra queste montagne sono giunte le legioni romane di Druso e Tiberio e dall'unione dei soldati romani con le genti che si trovavano in questi luoghi è nata questa lingua che è una lingua neolatina, è nato il ladino. Il ladino all'inizio veniva parlato in una fascia molto vasta che andava dal Canton dei Grigioni al Friuli Venezia Giulia. Poi ci furono varie penetrazioni sia dal nord che dal sud di altre genti, di altri popoli e oggi come oggi sono rimaste ladine, sono considerate ladine tre isole, il Canton dei Grigioni in Svizzera, il Friuli Venezia Giulia e i ladini centrali, proprio quelli, i ladini che abitano in queste zone come nel comune, nella valle di Livinallongo e nelle valli Badia, Fassa, Gardena, le valli attorno al Sella e in queste
particolari, tipici, proprio suoi, la stua, dove ci troviamo in questo momento, e comunicante lo stangort, che sarebbe la camera da letto dei nonni, fortunati i nonni, perché la loro camera, lo stangort, era l'unica camera tiepida durante l'inverno, perché la stua è riscaldata dalla grossa stufa in muratura alle mie spalle. Io mi appoggio proprio, sento il caldo della legna, e questa stufa in muratura scaldava, dava un tepore del tutto particolare alla stua. Qui avveniva la vita durante l'inverno, quando la gente non era occupata nei lavori all'aperto. Ecco allora le donne a filare lana, canapa, lino per tutto l'inverno, a sferruzzare per fare le sciarpe, le maglie, i calzetti e via dicendo. E le nascite erano tante, quindi le culle erano sempre presenti nella stua. Se c'era la culla, c'era il girello, c'era il vasetto, sempre a portata di mano. E nella stua c'era pure il dusk, un tavolino che veniva abbassato quando lo si adoperava e poi rialzato affinché non occupasse spazio. Sul dusk vediamo il taiapan. Dicevo che il pane da noi veniva cotto una o al massimo due volte all'anno e poi mangiato sempre secco. Questo pane duro, i denti erano validissimi, però andava bene anche il taiapan. Questo, il coltello di questo, è ricavato da una baionetta. La guerra aveva lasciato di tutto, dappertutto, e tutto è stato utilizzato. Per esempio, veniva utilizzata la baionetta per fare il coltello del taiapan, veniva utilizzata la bomba a mano per fare il peso della bilancia della stadera, e tutte le famiglie avevano un bossolo di granata abbastanza capiente con un palo di ferro per pestare i semi di papavero, che con un po' di zucchero erano un condimento ottimo per gnocchi, casuncei, i nostri piatti. Questo la gente della vallata mostrò tutta la forza del proprio spirito d'adattamento. Cosa poteva esserci di buono in una guerra che aveva raso al suolo i paesi e insanguinato la marmolada e il col di lana? I residui bellici. In altre parole, tanto ferro, che con un po' di fantasia poteva trasformarsi in attrezzi di grande utilità. Nell'angolo opposto il tavolo con la panca ad angolo, e proprio nell'angolino in alto la piccola mensola con tovaglie con ricami religiosi, il Cristo, il quadro del cuor di Gesù e del cuor di Maria. E nella stua poi, quando è arrivata la corrente elettrica, è arrivata anche la prima radio, che più che altro gracchiava. A stento si sentivano le notizie che arrivavano dal mondo. La prima guerra mondiale, il nostro comune veniva chiamato con il termine tedesco Buchenstein, da Buche auf Stein, faggi sui sassi, alberi sui sassi. Dopo la prima guerra mondiale, il nostro comune è stato chiamato Livinallongo e in seguito è stato aggiunto del Col di Lana. Nella parlata ladina nostra, la valle si chiama Fodom,
da fodine homines, minatori, perché questa era una zona molto ricca di miniere. Del Fodom. Di quali risorse si serviva? Il bosco era quanto di più pratico c'era per questa povera famiglia contadina. Il tronco veniva tagliato con il segone tirato a mano da due persone con sudore della fronte, e con altrettanto sudore i tronchi preparati venivano portati alle case con attrezzi sempre tirati a mano, con la strozza. Famiglie, rare famiglie, avevano il cavallo, e allora ecco che qualcuno aveva anche l'attrezzatura per il cavallo, ma in questa valle con i versanti così ripidi era difficile poter usare gli animali, tutti i lavori dovevano essere fatti a mano. E i carpentieri che lavoravano il legno preparavano, costruivano un po' tutto, dalle mason ai fienili, alle soffitte delle case, a tutte le parti in legno delle case. Vediamo per esempio qui come avveniva la squadratura delle travi, che veniva fatta a mano con delle scuri del tutto particolari, e se noi diamo un'occhiata a tutte le travi di questo edificio vediamo che sono squadrate a mano, infatti risalgono ai primissimi anni del 1900, perché questo edificio è stato inaugurato come hotel nel 1906. Allora, essendo in Tirolo, si chiamava Hotel Tirol. Dopo la guerra, Hotel Dolomiti, e con questo nome è andato avanti e va avanti ancora oggi. I ladini del Cordevole non hanno più segreti, così come le loro meravigliose montagne.